Buongiorno. Eccoci, buongiorno, buon venerdì mio caro Marco. Venerdì. Abbiamo finito buongiorno, anche questa Monica. Settimana. Molto, l'abbiamo finita molto sì. Bene. E sì. Buongiorno naturalmente alla nostra Antonia Varini. Buongiorno. Allora, tanti sono gli argomenti di cui ci occuperemo in questa puntata. Naturalmente torneremo sull'escalation di violenze in Medio Oriente, l'offensiva tra Israele e la Striscia di Gaza. Tra l'altro stamane insomma, si parla di un'offensiva via terra dei carri armati israeliani, ma la notizia poi è stata smentita. Insomma, cercheremo di capire come stanno le cose. Però iniziamo dall'andamento della pandemia e come ogni venerdì diamo il benvenuto al presidente di Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. Buongiorno presidente, grazie buongiorno. Per essere con noi. Buongiorno Monica. Buongiorno. Allora, ieri i dati dei positivi sono tutto sommato, insomma, non voglio dire bassi, ma bassi rispetto ai numeri che abbiamo visto nelle ultime settimane, 8.085 a fronte di 287.000 rotti tamponi, quindi comunque i tamponi sono stati parecchi. Tasso di positività al 2,8, insomma, che cosa, come li dobbiamo leggere questi numeri? 200 ma guardi, decessi, Monica, questo siamo... Presidente, mi scusi, 201 decessi, invece purtroppo il numero delle vittime continua a rimanere alto. Guardi Monica, siamo in piena fase discendente della terza ondata, il nostro report di ieri che è riferito alla settimana 5-11 maggio fa vedere come scendono di fatto tutti i numeri, quelli dei nuovi casi settimanali sono come media diciamo intorno a 10.000 al giorno, sono scesi anche rispetto alle settimane precedenti, soprattutto si sono svuotati o meglio ancora si stanno svuotando gli ospedali perché sia in area medica sia in terapia intensiva nel giro di 5 settimane praticamente abbiamo dimezzato il numero dei posti letto occupati. Scende anche il numero dei decessi, sebbene, come lei stessa ha precisato, rimangono ancora elevati, ma sappiamo che i decessi all'interno diciamo, di un'ondata sono gli ultimi a scendere. Quindi siamo in una fase abbastanza diciamo, favorevole dell'andamento della pandemia, ma ricordiamo che questi numeri riflettono ben 6 settimane durante le quali l'Italia è stata completamente di colore rosso-arancio, esattamente dal 15 di marzo al 25 di aprile. Adesso dal 26 aprile sappiamo che il colore prevalente è il giallo, è un colore che sicuramente produrrà un incremento dei casi che vedremo a partire dalla prossima settimana, ma l'entità di questo incremento ovviamente sarà molto condizionato dai nostri comportamenti che come sappiamo rappresentano lo strumento attraverso il cui il virus si diffonde perché corre sulle nostre gambe. Ecco, si può vedere la scaletta dei casi settimanali come scende praticamente settimana dopo settimana. E appunto sarà condizionato, dottor Cartabellotta, anche dall'andamento della campagna vaccinale, cioè da come riusciamo a coprire la popolazione, soprattutto i più fragili, 70-79 e over 80. Come siamo messi da questo punto di vista? Quando si potrà cominciare a vaccinare anche i più giovani? Ma guardi Marco, siamo messi discretamente bene, ecco, questo grafico che abbiamo preparato proprio ieri fa vedere, guardando diciamo, le parti colorate delle colonnine, che gli ultra ottantenni ormai per un buon 70% hanno completato le due dosi e ne rimangono complessivamente scoperti meno del 10%, andiamo un po' meno bene con la fascia 70-79 dove c'è un quarto ancora di persone che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose, la parte grigia della colonnina, non andiamo affatto bene per la fascia 60-69 dove di fatto una persona su due è ancora senza vaccino. Ci siamo permessi di interpretare questo tipo di dato, visto che le regioni hanno disponibilità di vaccini e si sta aprendo anche a fasce di età inferiore, come il fatto che adesso in questo momento nella campagna vaccinale bisogna integrare quello che è il sistema di prenotazione che documenta la volontà del soggetto di volersi vaccinare con un sistema di chiamata attiva che ovviamente fa sì che chi è incerto rispetto alla vaccinazione possa ricevere dal proprio medico o comunque dal servizio sanitario da un lato un invito, dall'altro eventuale persuasione se ci dovessero essere delle indecisioni. Perché come giustamente ha detto lei, la copertura delle fasce più fragili in questa fase rappresenta la chiave di volta diciamo per dare anche conto di quel rischio ragionato con il quale il Presidente del Consiglio ha deciso di avviare il piano graduale delle riaperture.
Ecco, e proprio di questo volevo parlare, Presidente, perché insomma i dati che finora abbiamo analizzato con lei condizioneranno quelle che saranno le prossime decisioni. Lunedì attesa la cabina di regia sulle riaperture, mercoledì probabilmente il Consiglio dei Ministri. Ci sono una serie di questioni che andranno affrontate a partire dal cambio del famoso RT, l'indice di contagio, che fino ad oggi ha determinato sostanzialmente la mappatura del rischio in Italia. E che cosa ne pensa? E poi ci spiega cos'è l'RT ospedaliero? Ma rispetto a quello che è il sistema delle regioni a colore, che chiamiamolo in maniera sintetica così, perché di fatto è quello che condiziona l'assegnazione dei colori alle regioni, è in corso una revisione di questo sistema da parte di governo e regioni. Perché adesso qual è il problema? Siccome il sistema è tarato prevalentemente sugli indici di contagio, in particolare l'indice RT, il rischio è che con la ripresa della circolazione virale, anche con un impatto ospedaliero minimo, alcune regioni possono finire in arancione. Cosa ne penso? L'abbiamo un po' riportato ieri nel nostro comunicato. Le proposte delle regioni sono molto interessanti, ma sono ricche di tecnicismi e propongo una sorta di modifica radicale, e sappiamo che quando governo e regione si mettono a discutere su aspetti di questo tipo si rischiano di perdere settimane preziose. Allora forse non è meglio un restyling rapido per evitare che qualche regione a fine maggio e primi di giugno vada in arancione, piuttosto che una previsione globale del sistema, visto che anche l'impianto attuale è ben consolidato. L'RT ospedaliero è una misura che corrisponderebbe, linea teorica, lo spiego ovviamente ai non addetti ai lavori, a quello che è l'indice del contagio, ma andrebbe a misurare quella che un po' è l'evoluzione e la probabilità di riempimento degli ospedali, che ovviamente rappresenta un indicatore molto più concreto rispetto alla circolazione del virus. Perché ribadisco, adesso noi andiamo in una fase dell'epidemia dove i casi aumenteranno, ma rispetto alle progressive coperture vaccinali non dovrebbero aumentare gli ospedalizzati e i decessi, a patto, come si diceva con Marco poco fa, che le fasce degli anziani vengano coperte tutte nel giro del prossimo mese. Grazie Presidente, grazie, al prossimo appuntamento. Grazie a voi e buona giornata.